Ciao ragazzi, siamo finalmente arrivati in una delle isole che aspettavamo con ansia di visitare durante il nostro viaggio qui nelle Filippine. Conosciuta per le sue leggende legate alla magia nera e per la sua natura rigogliosa, oggi vi portiamo con noi alla scoperta di Sikihor. Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare in uno dei nostri posti preferiti qua a Sikihor. Si chiama Wonderland, è un ristorante vegano molto particolare. Ci sono queste sedute per terra su questo soppalco. È molto hippie come posto, ci piace tantissimo. Infatti abbiamo mangiato una zuppa di ceci con verdure e tofu, riso e pita bread. Molto buono, abbiamo pagato 370 pesos a testa. Ma adesso andiamo a vedere la nostra prima cascata qui a Sikihor. Ragazzi, ci troviamo alle Luganason Falls, spero di averlo pronunciato correttamente. L'ingresso è gratuito, vi viene solo chiesto di registrare il vostro nome e dopo un sentiero di circa 10 minuti si arriva a questa cascata. È alta circa 7-8 metri e qui alla base poi c'è anche, diciamo, una piscina naturale. Ma è pazzesco, i locali qua fanno certi tuffi incredibili. È divertente solo vederli fare. Io non ci provo nemmeno, ovviamente. No, no, neanch'io. You're safe in your shelter. Run away. You came with the name. Da questo punto, spinti dalla curiosità, abbiamo percorso un sentiero completamente immerso nella foresta fino a raggiungere questo luogo davvero surreale. Se non sbagliamo, si tratta delle Zodiac Falls, dei bacini artificiali di acqua purissima. Eravamo lì da soli, in questo posto che sembrava essere uscito dal libro della giungla. E qui abbiamo percepito per la prima volta un po' di quell'atmosfera mistica che caratterizza questa isola. Sikihor, infatti, è famosa per la magia nera e per i suoi sciamani dai poteri curativi. In passato questa zona era evitata e fuori dalle rotte turistiche per paura di ricevere qualche incantesimo, mentre oggi, anche per questo motivo, attrae moltissimi turisti, alcuni dei quali in cerca di consulenze e sedute con amuleti e pozioni naturali. Ragazzi, vi abbiamo lasciato con le cascate e adesso stiamo camminando sulla spiaggia di San Juan, che è la località principale qui su quest'isola, dove troverete il maggior numero di resort e ristoranti. Ed è passato un giorno e mezzo perché ha piovuto davvero tanto, tanto, tanto. Continuava ad arrivarci l'alert sul telefono, sia i messaggi della compagnia telefonica, ma anche proprio il telefono, l'iPhone ci mandava gli alert perché ha piovuto per più di 24 ore. Ma davvero forte, quindi ci ha un po' impedito di andare in giro ed esplorare quest'isola davvero bella. E ne abbiamo approfittato giusto un attimo per andare a bere un caffè qua vicino, abbiamo preso comunque la pioggia, eh. E basta, è questo, quindi oggi sembra che un po' sia bello, anche se prima ha piovuto 5 minuti, cerchiamo di fare il più possibile oggi nel tempo che abbiamo a disposizione, perché questo è il nostro ultimo giorno qui sull'isola. Sì, è passato in frettissima, infatti il tempo non ci ha aiutato per niente, però vabbè, capita. E oltretutto ieri, con la pioggia, il mare si è sporcato tantissimo perché ha portato un sacco di alghe qui a riva che fino all'altro ieri non c'erano, la spiaggia era bellissima e bianca, però il mare è sempre sempre bellissimo, sì, anche, sempre pulito. Anche se adesso ci sono tutte queste alghe a riva, comunque il mare è sempre pulito e bello, cioè nelle Filippine per il momento non abbiamo mai visto il mare brutto. Sì, per dire, anche al porto arrivando, cioè il mare è bellissimo, ti viene da farti anche nel porto. Esatto, l'acqua è chiara, è pulita, cioè anche al porto dici cavolo, io un tuffo qui da solo lo farei. Comunque siamo qui, come diceva Salvatore, a passeggiare sulla spiaggia di San Juan, che è la località centrale di Sikihor. Infatti vi consigliamo di alloggiare qui perché avete la possibilità comunque di avere un po' di caffè e ristoranti intorno, perché qualche giorno fa abbiamo fatto un giro col motorino nell'isola e praticamente tutta verde. Sì. Si incontrano solo qualche villaggetto e basta, praticamente non si hanno opzioni, diciamo, fuori da questo centro, troppe opzioni per mangiare o comunque bersi anche semplicemente un caffè. Sì, fuori da questa zona è un po' una sfida, ecco. Comunque, oggi cerchiamo di visitare il più possibile di questa isola che ci sta piacendo davvero tanto. Sì. Andiamo, dai.
Ce la fai? Non lo so. Ma che cadi, eh? Non cadrò. Tieniti forte. Sei pronto? Vai. Io non so. Io sui piedi. Tira sui piedi. Dai, che ti... Yes. Mamma mia. Prova tu. Tocca a te, vediamo se sai fare di meglio. È difficile dove ci batti. Ah, tu sei riuscita a ritornare. Scusa, no, cioè. Ma dovresti lanciarti e fare il cerchio. Ma per chi te l'ha detto? È così che si fa. Sì. Ma... Bravo! Hai messo a posto? Sì, abbastanza imbarazzante. Ieri vedevo farlo i bambini con una facilità estrema. Invece io ho le mani viola praticamente. Arrivati a Tubod Beach, una riserva marina davvero molto molto bella, secondo noi una delle spiagge più belle dell'isola. Non oggi in particolare perché non c'è bel tempo, quindi i colori non sono bellissimi, ma siamo venuti qui il primo giorno che siamo arrivati e c'era il sole e era stupendo il paesaggio. Ci sono le palme che circondano, diciamo, la spiaggia e il mare azzurrissimo. La cosa assurda però è che vi chiedono 20 pesos se volete fare il bagno in acqua, appunto per preservare questa riserva naturale, 100 pesos se volete fare snorkeling, quindi se vi vedono con la maschera, il boccaglio, vi chiedono 100 pesos per entrare in acqua, e altre tariffe che vi calcolano in base se volete portare la GoPro o la camera in acqua, eccetera. Non so bene, ma vi facciamo vedere che l'abbiamo ripreso. Però vale davvero la pena venire fino a qui. Si ha l'accesso diretto dalla strada e circa in 2 minuti si arriva alla spiaggia, che è bellissimo. Purtroppo non possiamo alzare il drone perché non è concesso. In tanti posti qui vediamo il cartello che non ci fanno alzare il drone, però è davvero bello. Solo io al mare impazzisco per trovare le conchiglie più strane al mondo. Ho trovato questa piccolina dove c'è praticamente incisa una specie di stella di alga, non so, l'ha incisa praticamente. È la prima che vedo così, è molto particolare. Poi passeggiando si vedono anche un sacco di coralli spezzati, vabbè, di diverse forme e colori. Solo io ho questa passione al mare. Poi soprattutto nei posti tropicali, l'altro giorno ne abbiamo trovata una grandissima di conchiglia, sembrava finta. E un'altra cosa davvero bella qua è che non ci sono ristoranti che suonano la musica ad alto volume, infatti la spiaggia è molto silenziosa e vi potete davvero rilassare qua. Ci siamo fermati da Luca Loco, abbiamo preso questa bella insalatona e con fiori edibili. È la prima volta che li assaggio. Buona, sta di insalata. Assaggia. Fine ce l'abbiamo fatta anche a raggiungere le cascate Kambugahai, che sono le più famose qui a Sighihor. E sinceramente capiamo anche perché ci sono un sacco di turisti, cioè un sacco non tanto perché inizia a essere quasi sera, però è molto turistica come zona. Infatti ci sono anche delle strutture in legno che comunque servono
trampolini di lancio per la swing come al solito, per l'altalena. Però questo posto potrebbe dare il meglio davvero visto dall'alto, perché è una serie di cascate che formano queste piscine naturali e sei in mezzo al verde. Abbiamo pagato 20 pesos a testa per entrare. Ci piacciono forse di più le altre che abbiamo visitato. Queste qui sono un po' troppo turistiche e un po' troppo già costruite per noi. Ragazzi, le Filippine ci stanno offrendo sempre di più panorami unici che non ci aspettavamo. Qui a Siquijor in particolare si passa tra campi di riso, cascate immerse nella foresta, riserve marine e ovviamente tramonti spettacolari. Sì, anche oggi siamo arrivati giusto in tempo in spiaggia per vedere un altro dei bellissimi tramonti qui nelle Filippine. Sì, l'isola di Siquijor ci sta piacendo davvero tanto, molto bella. Sì, è bellissima, è verde, le persone sono gentilissime, c'è un vibe molto tranquillo, rilassato. Abbiamo subito avuto una buonissima impressione già appena siamo arrivati, appena abbiamo messo il piede giù dal traghetto. Sì. Ci è sembrato, non so, un posto davvero molto incontaminato ancora, molto puro. Grazie di aver visto il video fino a qui. Noi ci godiamo questo bellissimo tramonto e ci vediamo alla prossima. Allora, tu... Ma è facile! No, ti spiego, tu è facile perché torni all'indietro. Anche se torni davanti. No, torno davanti, fai il cerchio come l'ho fatto io. Davanti è più facile perché... No, guarda... vediamo. Ma guarda che sei te che non sei capace. Aspetta, reggimi.